Ora, la via Flaminia la conoscete un po' tutti, ne faccio una sintesi breve. Chi veramente era un amante della Flaminia era Mario Luni, che gli va riconosciuto un grandissimo lavoro che ha fatto proprio a favore della valorizzazione di tutta questa strada in territorio marchigiano, quindi dalla Scheggia arrivare alla Fano e anche in altri settori. E lui veramente era a caccia continua di novità, per cui ogni tanto, da quando ha cominciato a interessarsi anche lui della cosa, fino ad arrivare agli ultimi giorni, ogni tanto c'aveva qualcosina di nuovo da metterci dentro. E è un grande lavoro che ha fatto e va ricordato puntualmente, perché queste cose si fanno quando uno si appassiona veramente ad un argomento, non lo fa tanto per dire beh oggi già non c'è niente da fare, lo mi metto a guardare la famiglia, e non è così. Ora andiamo avanti. Questo è il tratto di Flaminia che prima il nostro assessore brevemente ha riportato da Scheggia fino a Fano, con i principali monumenti che si possono incontrare lungo il percorso. È una carta molto grande che adesso qui la vedete ridotta un po' ai minimi termini, per cui non si notano bene i particolari. E allora, però, guardate quanti monumenti, volendo, si possono ammirare lungo la strada facendo un percorso che tutto sommato sono pochi chilometri, non è che sono tantissimi, a parte il fatto che in mezzo abbiamo delle cose che abbiamo solo noi, per esempio il lavoro del Furlo, la galleria, in Italia non so quante altre ce ne sono, ce n'è qualcun'altra che poi non ha nemmeno lo scopo di automobilistico, diciamo di transito come la nostra, oltretutto. Ecco, questo è il tratto, quindi vi dicevo, che è tra Faro e Scheggia. I ponti, questa è forse Oscar ormai la conosce molto meglio di me, è un tratto della Flaminia che attraversa Forlum Sempronio, ancora in un'altra diapositiva, sempre questa è Forlum Sempronio. E qui siamo al Furlo in una vecchia cartolina in cui si vede sia la galleria grande che la piccola posta a destra. Oggi non si vedrebbe così bene, è piuttosto vecchia questa. Ancora un ponte, il ponte grosso tra Cagli e Cantiano, ancora praticabile perché l'hanno tolto dalla circolazione, diciamo così, pochi anni sono, ma si passava solo lì. Quando non c'era la superstrada c'era l'alternativa, c'era quel ponte, si faceva un po' con difficoltà, ma io l'ho fatto centinaia di volte, sono andato a Roma, e quindi è efficientissimo. Questo è un ponte, senz'altro ha le caratteristiche anche esecutive di epoca augustea, rifatto in alcune parti perché ovviamente magari una spalletta cedeva con l'andare del tempo, ma capite bene perché un ponte è una cosa un po' delicata, facilmente partono i ponti, tuttora continuano a farli. Questi sono quei cipi miliari, li ho voluti mettere a titolo di curiosità, noi ne abbiamo quattro nel nostro museo, cioè sono quelle colonnette che venivano dislocate lungo le strade più importanti romane, in cui era riportata anche la distanza da Roma, in miglia ovviamente espressa, e le dedicazioni anche agli imperatori che si susseguivano. Una colonnetta può anche avere due o tre titolature imperiali, e era un modo per reclamizzarsi, diciamo così. Il viandante aveva modo di leggere anche qui che c'era scritto e di sapere che tra colonna e colonna c'era un miglio di distanza, ecco, questo era importante. Ora siamo arrivati a Fano, questa è la porta di Augusto, scusatemi, la porta di San Andrea. La porta delle Madre, da qui usciva la Flaminia per andare verso Rimini. Il terminal della Flaminia è Rimini, non è Fano. Ma guarda caso, lo voglio ribadire, Fano però monumentalizza ugualmente quanto Rimini
e se non più di Rimini, più ancora di Rimini a mio avviso, perché l'arco di Rimini, che tra un po' vedremo, è un arco onorario, è il Senato che dà nel 27 a.C., finita la ristrutturazione della Flaminia, rende omaggio all'imperatore che ha pagato sostanzialmente, insomma, l'intervento, e gli attribuisce appunto questa, gli offre questa dedica. Invece quello di Fano no, torno a ripetere, questo è importante, perché quello di Fano l'ha pagato di tasca sua. Evidentemente il rapporto è ben diverso, non è che l'ha pagato Pico Pallino, l'ha pagato lui direttamente. Ma andiamo avanti ancora, questo è il tratto più enigmatico che vi dicevo all'inizio della Flaminia tra Fano, Pesaro e il confine con la Romagna, la dice, diciamo così, no? Il tavolo. Ora, il tratto Fano-Pesaro, apro una parentesi, mentre il tratto Pesaro-Rimini è, sappiamo qual era, il tracciato è abbastanza noto, addirittura nei pressi di Rimini poco più là c'è un migliaio ancora, se non l'hanno tolto, fino a qualche anno fa era lì, un migliaio alto, un paio di metri, anche bello grosso, si vede da lontano, e quindi la strada passava lì dove passa oggi, diciamo, l'hanno rettificata e via discorrere. Ma questa invece il tratto Fano-Pesaro collinare è rimasto sempre un'incognita. E ricordo proprio di aver più volte parlato con Mario Lune, di questo tratto di strada, e via via, anche perché avevamo preso parte ad un convegno nel lontano 84, dal titolo Le strade nelle Marche, il problema del tempo, questa è una tappa di questo convegno in 4 giorni, si era svolta a Fano. In quell'occasione sia io che il povero Mario intervenimmo con argomenti ovviamente diversi. In quell'occasione io presentai questa soluzione, mentre prima si diceva che probabilmente la strada era quella piuttosto quasi l'attuale, l'Adriatica, cosa molto 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 difficile, per la quale poi non c'erano elementi archeologici, diciamo così, di nessun genere. Invece con l'andare delle ricerche, ecco che l'importanza della ricerca, e non bisogna mai fermarsi a fare la ricerca, perché ogni giorno si può trovare qualcosa, ha consentito di poter, diciamo così, disegnare una strada che è collinare, è vero, ma è molto sicura, garantita, non teme alluvioni per intendersi o coperture di materiali di frana, e acclive, sì, nel primo tratto, per esempio usciti dalla porta della Mandria, la strada, la via Flaminia, andava verso via della Paleotta fino ad arrivare alla Zilla, la superava, andava al Carmine della Pazzeria, poi lì c'è il primo tratto di salita, che è breve tutto sommato, arrivati in cima, da lì fino ad arrivare a Pesaro non ci sono difficoltà dal punto di vista della, diciamo, acclività del tracciato. È suborizzontale, si potrebbe definire così. E lungo quel tracciato si è avuta l'occasione di recuperare dei grossi basuli, quegli elementi stradali che lastricavano le strade romane, che sono identiche in quanto a natura litologica ai basuli che lastricano tuttora la città di Fano, romane ovviamente, sotto, al di sotto dei piani di calpestio romano, sono trachiti che vengono niente di meno dai colli Euganei, trasferiti qui via mare, blocchi pesantissimi del peso di circa mezzo quintale l'uno, per intenderci, non sono per niente leggeri. Bene, di questi erano lastricata non tutta la Flaminia, come dice anche giustamente Bracisi, eccetera, ma probabilmente i tratti che richiedevano, potevano essere più soggetti a essere alterati, ad avere dei guasti, i dossi collinari e via discorrere. In ogni caso lì erano, con questi poligoni, erano lastricate, e
l'occasione si è presentata nel recuperare davanti alle case coloniche, ma non solo, anche direttamente in un posto che adesso non riesco nemmeno io a individuarlo in quanto la carta è così minuscola, si può dire, ma poco lontano da Farno, in sostanza saranno dal centro storico di Farno 3-4 km, si potrebbe dire così, il rinvenimento di alcuni masoli, ecco, ha consentito dislocati, non dico regolarmente, ma quasi, lungo questo tracciato, molti davanti trascinati dai campi come sedili utilizzati davanti alle case coloniche. In una casa colonica ce n'erano tre usati come sedili, bellissimi, perché sono anche ben stabili, si riconoscono molto ma molto bene perché hanno una tessitura, una grana, diciamo così, sono rocce vulcaniche che da noi non esistono, la nostra geologia non prevede rocce di tipo igneo, di tipo vulcanico, ma solo di tipo sedimentario, per cui sono, tutto che uno ci ha fatto un pochino l'occhio, ma non ci vuole molto, facilmente individuabili, anche per questo aspetto. E questo è, diciamo, il tratto che dovrebbe essere, a mio avviso, e qui ci vuole qualcuno di buona volontà, che ancora continui ad andare a cercare, a vedere, perché le arature ogni anno portano qualche cosa, qualche novità, e allora ecco perché insisto tante volte, non basta andarci una volta sola a cercare una cosa, perché magari l'anno dopo invece compare qualche cos'altro. Siamo arrivati quasi alla fine, e sì, perché siamo all'arco di Augusto di Rimini, arco che ha subito tutta una serie di rimaneggiamenti, guardiamoci bene, perché la merlatura è medievale, il terremoto l'aveva disastrata, l'iscrizione che era in alto c'è rimasta qualche brandello di quell'iscrizione, però siamo in grado di ricostruirla completamente, e questo è quell'arco che nel 27, a completamento della strada che abbiamo velocemente percorso, il Senato ha voluto dedicare al più grande degli imperatori, ma che quella volta era il primo addirittura, il quale aveva preso questa iniziativa di rimettere a posto questa grande via di comunicazione che consentiva a Roma di raggiungere la pianura padana e poi anche i territori conquistati, che veniva via via conquistando, perché la Flaminia viene, diciamo, pianificata nel 220 avanti Cristo, una strada che già era vecchia quando Augusto la rimette a posto, ecco perché tra l'altro la rimette a posto, chiaramente rimettendola in ordine, anzi fa di tutto perché anche i ponti figurino belli, strutturalmente solidi, ma anche la Venustas, come non ho preso in considerazione, non volutamente, ma perché bisognerebbe parlarne a parte, non è escluso, e chiudo, che in tutti questi interventi ci sia anche lo zampino del nostro Vitruvio. Nessuno lo sa, sappiamo poco di Vitruvio, dove è nato non sappiamo neanche, qualcuno di Ciafano, chi a Formia, insomma, questo poi poco importa, ma di certo sta il fatto che nel suo De Architettura dice: io ho costruito nella colonia Giulia Fanestre una basilica, e ne dà tutta una lunga spiegazione e le relative dimensioni. Era l'architetto di Augusto, tant'è che dedica il suo trattato dell'architettura ad Augusto, e siamo intorno agli anni 30-29, qua è un po' difficile datarlo questo trattato, ma era in pratica, come era stato l'architetto militare di Giulio Cesare, quindi lo era rimasto poi sostanzialmente con Augusto, quindi la probabilità che la monumentalizzazione di Farno sia anche opera o che abbia avuto degli input, diciamo così, tramite
Augusto, chiaramente, il quale avrà detto: dai, va a vedere cosa fanno, sintetizzo, e digli, o digli pure come si fa, anche se non ci metti sotto la firma, non è detto questo che debba venire. Considerato che poi Augusto l'aveva anche, diciamo, gratificato con un vitalizio che gli consentiva anche, lui stesso dice, di sopravvivere e quindi di tirare avanti il suo intervento. Io il mio l'ho terminato, vi ringrazio di avermi ascoltato.